Ciao ragazzi, allora mi accingo a preparare la pizza rustica. Siccome qualcuno di voi me l'ha chiesto su Facebook, vi faccio la video ricetta. Anche se comunque è semplicissima e penso che molti di voi la sappiano già fare. Comunque, fondamentalmente serve pane, preferibilmente raffermo, tagliato a fette di grandezza come questa. Poi pomodori pelati che dovrete sistemare in una ciotola preparata precedentemente con poco olio ed origano. Poi mozzarella light preferibilmente se dovete fare la ricetta dietetica, oppure mozzarella come più vi piace. Quindi procedete, tagliate il pane a fette, lo disponete nella teglia, poi lo ricoprite con questo sugo. Allora, la mozzarella fatela sgocciolare, tagliatela prima e fatela sgocciolare in uno scolapasta come questo per un po' di tempo, in modo che si asciughi, perché altrimenti la pizza vi verrebbe troppo acquosa. Quindi in questo modo vi raccomando di utilizzare pelati, perché secondo me viene meglio. Io ho provato anche con il sugo normale, la preferisco con i pelati. Quindi metto il sugo sul pane in questo modo, e poi nel mezzo ci andrebbe una bella foglia di basilico grande, però io il basilico non ce l'ho, ahimè, perché lo amo. Andrebbe una bella foglia di basilico, e poi ricoperte con la mozzarella. Io procedo con la mozzarella e con l'origano, quindi in questo modo qui. Poi la mettiamo, possiamo poi aggiungere altre cose a nostro gusto, oppure se non siete a dieta potete aggiungere quello che volete, funghetti, salsicce, brusta, quello che vi pare piace. Io invece la farò così, perché comunque è un piatto abbastanza dietetico, molto estivo, purché naturalmente se ne mangino una o due fette e basta. Adesso cospargo con un pochino d'olio, quindi un filino d'olio su tutte le fette, e poi la metto in forno per circa mezz'oretta, fin quando non si abbrustoliscono le fette. Vi faccio vedere poi il risultato finito. Quindi ecco come dovrebbe venire finita, con le foglie di basilico ancora più buone e ancora più bello. Buon appetito, fatela perché è veramente buona. Ciao!